Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi un video se vogliamo doppio. Doppio perché? Perché faremo l'active track di questo piccolo Fenix 8 Mini con la bicicletta, perché a piedi l'avevo già provato e non si era comportato male, ma con la bicicletta si comporterà nello stesso modo? Sarà uguale per lui seguire uno a piedi e uno in bicicletta? E sto parlando comunque di passeggiata turistica e non di cose estreme con la bicicletta, quindi una passeggiata turistica, vediamo come si comporta passeggiando e andando a una velocità magari di 20 km/h che si può arrivare con una e-bike tranquillamente, vediamo se tiene il passo, se ci perde, facciamo qualche prova e vediamo come si comporta appunto in questa situazione come active track. E poi proviamo quello che state vedendo, cioè Insta 360 One Air con l'ultimo aggiornamento che ci permetterà di avere anche un'inquadratura sia di me che guido la bicicletta che di quello che ho di fronte a me, quindi la strada davanti a me, e poi avremo anche l'inquadratura del drone dietro di me. Comunque con questo ultimo aggiornamento che ci permette di avere due inquadrature separate nella stessa immagine, davvero fantastico e utilissimo in certe situazioni. Queste Insta 360 con gli aggiornamenti firmware hanno sempre delle nuove funzioni aggiuntive, davvero ogni volta che queste action cam vengono aggiornate, davvero incredibile il lavoro di Insta sia nel creare prodotti che nel dargli nuove funzioni nel passare del tempo da quando escono. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e decolliamo con Fenix 8 Mini e Insta 360 One Air e la bicicletta che poi vedremo sul canale, una recensione di questa bicicletta, ma intanto oggi la vediamo ripresa da tutti questi device. Quindi ragazzi, partiamo! Ok ragazzi, il Fenix 8 Mini è qua dietro di me. Abbiamo attivato l'active track, quindi adesso non ci resta che vedere come ci segue con la bicicletta, perché a piedi abbiamo visto che si comporta direi abbastanza bene, basta non fare svolte a destra e a sinistra ad angolo retto e lui ci segue, ma con la bicicletta non l'avevo ancora provato. Ovviamente bicicletta intendo una passeggiata turistica, non è mountain bike estreme e robe del genere, perché non è il drone adatto. Però per una passeggiata turistica vediamo come si tiene agganciato il soggetto, appunto poi andando alla velocità di una bicicletta, quindi magari anche di 15-20 km/h, e vediamo se il comportamento di questo active track è comunque un buon active track anche in questa situazione. Quindi adesso Fenix 8 Mini, andiamo! Allora, il drone ci sta seguendo? Sì, perfetto! Sto andando a 21 km orari, mi sta arrivando, perfetto, ok, adesso arrivo qua in fondo, voglio provare a girare e vediamo come lui si comporta, voglio fare un'inversione a lui, vediamo, ok, vediamo come si comporta, se ci viene inquadrato, sì, c'è una pianta lì. Ci ha persi, quindi adesso mi giro io, ok, vado a riagganciarmi, go, ok, ci ha riagganciati, quindi adesso ripartiamo, vediamo, e l'inversione U ci ha persi, avete visto che il soggetto, cioè io, sono rimasto fermo in un puntino rosso. Adesso vediamo come si comporta, stiamo andando a 21 km orari, sta arrivando, fa fatica a starci dietro, fa molta fatica a starci dietro, ma sta arrivando, sì, mi sta tenendo inquadrato, quindi sono ancora inquadrato nel riquadrino azzurro. Adesso qua mi devo fermare perché c'è una pianta qua davanti a me, ovviamente dal drone la vedete anche dalla Insta 360, mi fermo perché non vorrei andare a sbattere. Ok ragazzi, adesso farei la prova a fare retrocedere il drone, quindi mi sposto un attimo, lo metto perfettamente davanti a me, vediamo, perfetto. Ok, vediamo come si comporta il drone andando incontro, vediamo. Sta andando indietro, si sposta sul fianco, però se n'è andato sul fianco, anche se è andato in fianco, gira, non puoi seguirmi, ok? Quindi tende in automatico a girare intorno al soggetto per poi riagganciarlo da dietro, quindi andandogli incontro, ma mi ha perso, si è fermato, quindi vado a rigirarlo. Quindi andando
facendo l'incontro con la bicicletta non è stato un gran successo. Allora, proviamo a fare un active track parallelo. Quindi vado a mettere il drone lì, perfetto. Allora, active track parallelo. Ok, vediamo come si comporta in parallelo. Vediamo. Arrivando anche una macchina, o meglio, sta arrivando un Piaggio a manetta. È passato, lui mi ha tenuto inquadrato. Vediamo. In parallelo mi perde, se aumento la velocità mi perde. Perché guardate, se aumento la velocità tende a perdere, rimane indietro. Quindi lo devo aspettare, adesso è quasi sopra di me però, adesso è praticamente sopra di me, cioè più che in parallelo è proprio sopra di me. Vado a fermarmi perché lì c'è una pianta. Vado a interromperlo. Ok ragazzi, allora avete visto che il comportamento non è spettacolare con la bicicletta, o meglio, cioè, se dobbiamo farci seguire da dietro, sì, anche se non bisogna andare velocissimi perché già intorno ai 21 all'ora tende a perderci. È un drone da proprio passeggiata turistica, in active track intendo, quindi con una bicicletta se si va oltre i 20 km all'ora ci perde. Per quanto riguarda invece il parallelo lo fa abbastanza bene all'inizio, anche se poi a un certo punto anche lì se aumenti la velocità rimane indietro e poi a un certo punto il soggetto, cioè io, mi ha tenuto inquadrato, ma mi è arrivato sopra la testa, quindi non era più in parallelo. E poi un'altra cosa che non mi è piaciuta è che andandogli incontro è andato indietro un pochino, poi ha girato, diciamo, per rinquadrare il soggetto da dietro, quindi non è stato possibile andargli incontro e farlo andare incontro totalmente, sebbene ho attivato la funzione nel menu di farlo andare indietro quando abbiamo l'active track attivato. Lui ha tentato di girare su se stesso per poi inquadrarmi ancora da dietro, anche se poi facendo tutto questo mi ha perso. Adesso vado qua, parcheggio la bicicletta, lo faccio arrivare e tiriamo le conclusioni di questo active track, perlomeno per quanto riguarda la bicicletta. Allora, parcheggio. Ok ragazzi, il test è finito, il Fimix 8 Mini mi ha un pochino deluso per quanto riguarda l'active track con la bicicletta, perché a piedi secondo me si era comportato bene, anche corricchiando si era comportato bene, ma con la bicicletta avete visto che se si va a una velocità di 10-15 km orari, ok, ci tiene inquadrati, come si arriva intorno ai 20 ci perde sempre. L'ho messo anche in sport mode a vedere se era un discorso di velocità del drone, ma è proprio invece un discorso che perde il soggetto la videocamera, quindi un soggetto a quella velocità non è tenuto agganciato. Non so se è un discorso di sicurezza, perché il drone, non avendo i sensori, magari ad una determinata velocità Fimi ha preferito che il drone perda il soggetto, o se invece è proprio che in questo momento non ce la fa e magari ce la farà con gli aggiornamenti firmware futuri, non lo so. Staremo a vedere. Sta di fatto che adesso con la bicicletta, ragazzi, dovete proprio andare piano. Probabilmente se dovete fare riprese di vostro figlio come active track va bene, perché magari la velocità non è alta, ma se dovete andare con un e-bike, come avete visto io su questa strada di campagna, quasi sicuramente vi perde. Quindi sono rimasto un po' deluso, mi aspettavo qualcosina di più con la bicicletta, perché a piedi comunque mi era piaciuto. Quindi ragazzi, spero che questo test di questo Fimix 8 Mini con Active Track e con la bicicletta vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Nel caso volevate acquistarlo per l'Active Track con la bicicletta, se il motivo è solo quello, no, vi dico di no. Se invece i motivi sono altri, un altro discorso, ne parleremo poi in un video futuro in cui lo recensirò con tutti i pro e i contro. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose su Instagram, tanti spoiler. Sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!